nella loro grandiosità, voci dall'infinito attraverso Vanda, Albano, 2 giugno 1998, a cura di VB, i fratelli dello spazio. Ed ora, cara sorella e cari fratelli umani, vogliamo terminare il nostro semplice messaggio adatto all'intelligenza di tutte le menti, perché non crea difficoltà di comprensione. Le cose, infatti, sono semplici nella loro grandiosità. L'importante è accettare, senza remore e con fede, che tutto è stabilito e che la vita, se presa con filosofia, scorrerebbe liscia e tranquilla, perché ognuno occupa il suo posto e deve svolgere il suo compito in amore ed armonia. Serve molto poco per mantenere l'equilibrio. Che ognuno viva nel suo status presente, con l'intento di vivere per capire ed accettare tutti i canoni stabiliti per raggiungere lo scopo, il fine di un percorso vissuto nell'armonia. Dunque, cari fratelli, sentiamoci tutti esseri viventi del cosmo e uniti a qualsiasi forma di vita, senza trovare difficoltà nel pensare a quale aspetto abbiano o quale vestito indossino tutti gli altri componenti non umani. Sono vita e perciò sono importanti, ognuno nel seguire il proprio cammino. Naturalmente questi discorsi valgono per tutte le creature che vivono per raggiungere la loro spiritualità, escludendo i materialisti che per il momento credono di essere i soli creatori del loro pensare, agire e procedere. Il loro risveglio sarà duro se non si ravvedranno durante il percorso. Non vogliamo lasciarvi con la triste idea di un lungo vagabondare nella vita. Per voi, cari fratelli, sia sempre un'oasi di pace e di armonia. A te, cara sorella, unendo le nostre vibrazioni, doniamo tutto l'amore che siamo consapevoli di possedere, con fede ed armonia.